allucinante. 5 scope, 6. E tu che stai a guardare come un pappagallo che con quell'occhio acquoso riparti male. C'ho l'occhio acquoso io. Gioca, va. Scopa! Ma perché strilli? Ti ho sentito, hai fatto scopa, mica un'opera d'arte. Sì, va buono, hai fatto i 7, lo so, però scopa non è intelligenza, è fortuna. Per caso, tu hai le stesse carte mie e fai scopa. Via, giochi. Scopa! Ma tu non tieni una mano, sei una fotocopiatrice. È brutto fare tutte queste scope. E non strillare, bisogna saper vincere, tu non sai vincere. Scopa, che strilli a fare? Rispetto all'avversario, dici, oh, l'avversario ha buttato la stessa carta mia, scopa. L'avversario ha buttato la stessa carta mia, scopa. Che ridi a fare? Non gli dare corda. Secondo me non sai giocare, Wayu. Che stupro pare il rappresentante della Modiano. Me, ho seguito il gioco, butta questa. Sicura? Oh, gioca. Che c'è? Ci siamo rimasti male. Non ci sta, non ci sta, la scopa la può fa. Scopa! Chi c'è? Ci siamo rimasti male! Ganega! Questa scena è tratta dalla commedia È fuori nevica di Vincenzo Salemme. I protagonisti sono tre fratelli, Enzo, Stefano e Cico. Cico è un ragazzo molto particolare. Stefano e Enzo sono in attesa del notaio di una questione riguardo l'eredità. Salve, io sono Enzo, lei è il fratello strano Cico, e lei Stefano, ok, si vede? Cico, Stefano, Enzo, il notaio, Cico, quello strano, Stefano, Enzo e il notaio, ok? Ci sta il ballatoio, retino. Ma voi cosa mi fate venire qua? Io così non ci riesco. È arrivato il notaio, è arrivato o non è arrivato? Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Adesso che sono occupato. Bene, sì. D'altronde mi fidiamo molto di voi, avendo conosciuto i vostri genitori e la loro fantastica qualità morale. Sì, no. Sono a disposizione, a vostra disposizione per un massimo di 8 minuti. Sì, no. Che succede? Si è interrotto. È cambiato qualcosa? No, niente. Mettiamoci là, dobbiamo parlare di una questione urgente riguardo l'eredità. Certo, avete diritto assoluto di parlare. Io vi darò tutte le risposte che vi necessitate. Passate la voce perché là c'è il nostro fratello. Ballate, qua ballate, con le nostre condizioni ci mettiamo a ballare. Non è nel momento, lasciate perdere. Ma non ho detto ballare, ho detto ballare. Ah, siete spagnolo, non avevo capito. Allora state qua, questo è mio fratello Stefano. Parlate un attimo con lui, io vado di là a vedere se Cicchito repueta. No, è mio fratello, si chiama Enzo. Ma che torna a parlare con lui? Perché non ce la fa, ma non da seguito. Io la vedo un attimo troppo scontentato. Lei deve reagire. No. Lo so che la perdita di
Enzo! Scorre il tempo, sono già passati un minuto di 45 secondi. Enzo! Dite, dite, avete parlato con mio fratello? Non risponde. Allora, cioè io vi dobbiamo dire una cosa importante. Sicuramente per spagnolo, ma però cos'ha? Voi forse avete parlato spagnolo e non vi ha capito, perciò non avete parlato. Oddio, Cico! Cico, aspetta da me, Cico! Puttana, puttanera! Mi ha spaventato, è un gatto! Bella, oh, bella! Gatto. Facciamo vedere come sei intelligente, Cico! Non vuoi fare il pupazzo? E perché? Perché la bestia non è... Vera! Vera! Non suggeritela dietro! E nella pistola ci dovrebbero essere gli incolpi. Avete visto com'è intelligente? Oh, Cico! Cicito! È una soddisfazione! Quindi la pistola dovrebbe essere carica. Mi accompagna a fare la cacca. Va bene! Devo fare la cacca! Quasi quasi la faccio prima! Andiamo in galera! Taccire! Taccire! Cico, dove hai messo il notaio? Cico, dove hai messo il notaio? Cico, fuori di qua. Dove hai messo il notaio? E la pistola dove sta? Sta qua! Dammi la pistola! Dammi la pistola! Ho fatto il buco. Telefrullo 3000 in un interno negozio di elettronica. Lei è un rimbroglione! Ma è un rimbroglione! Lei è un gran no, è un rimbroglione! Io chiamo la polizia! Se ne vada fuori da questo negozio! Buongiorno. Buongiorno! Cosa posso fare per lei? Ho un problema! Oh, poverino! Ma no, un problema con il mio frullatore! Quale frullatore, scusi? Telefrullo 3000. E qual è il problema? Non si accende. Ha provato a contattare il nostro supporto telefonico? Sì, ho chiamato, ma non mi ha risposto nessuno. Non è risposto. No. Non è possibile. Chi è l'ha detto che ha chiamato? Sono io. Lei? Sì, sono io. Vabbè, comunque questo è un problema che il supporto telefonico risolverà facilissimamente. Quindi lei va a casa, prende il telefono, chiama e risolvono il problema. Sì, ma se lei l'ha detto, allora... No, è una cosa che si fa per telefono, la deve fare per telefono, a casa, okay. A casa. Grazie. No, che sta facendo? Sto chiamando. Ma chi? A lei. Ma no, lo deve fare da casa, non certo qui, scusa, il problema. Ha usato il frullatore a casa, quindi il problema adesso ritorna a casa e mi fa la telefonata, non lo può fare. Non mi posso mettere. No, la vedo, la vedo. Guarda, può fare una cosa, vedi? Lì dietro c'è una piazza. Ok. Dietro quella piazza c'è una panchina. Ok. Dietro quella panchina c'è un albero. Ah. Si mette dietro quell'albero e mi fa la telefonata. Perfetto. Vabbè, arrivederci. Arrivederci. Pronto? Pronto, un problema. Oh, poverino. No, no, un problema con il mio frullatore. Ma il frullatore? Te... E in faccio questa settimana? Ah. Che tipo di problema? Non si accende. Non si accende. E deve presentare reclamo, deve andare in negozio, deve venire in negozio e deve presentare reclamo. Come in negozio? A me in negozio mi hanno detto di chiamare. Ma scusi, lei deve sostituire un prodotto, deve presentare un reclamo, deve per forza venire in negozio. Come lo facciamo via telefono il reclamo? Okay. Mi scusi. Buongiorno, cosa posso fare per lei? Buongiorno, un problema. Oh, poverino. No, no, un problema con il mio frullatore. Quale frullatore? Telefrullo. È il quarto questa settimana. No, io sono quello della chiamata. Ah, quello del reclamo, perfetto, perfetto, mi dia il prodotto. E il modello del reclamo? Non ce l'ho. Come non ce l'ha? No. Non può fare un reclamo senza il modello di reclamo. Ma a me non me l'hanno dato. Non gliel'hanno dato. Va bene, per questa volta cercherò di aiutarla e gliene do uno io. Lei lo compila in tutte le sue parti, me lo fissa. No, ma che cosa sta facendo? Sto firmando. Ma no, questa è una cosa da fare a casa. Vedi, c'è scritto qui, da compilare a casa. Quindi lei va a casa, lo compila, me lo riporta firmato ed è tutto a posto. Non mi posso mettere qua vicino. No, 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 la vedo qua. Può fare una cosa, guardi. Vede quella piazza? Okay. Dietro quella piazza c'è una panchina. Okay. Dietro quella panchina c'è un albero. E dietro quell'albero lei si può mettere a compilare il modulo. Sì, ma lei questo l'ha già detto.
Sì, ma prima la vedevo un po' più distante, va bene? Ah, ok, va bene. Arrivederci. Buona giornata. Ciao. Buongiorno. Che cosa posso essere utile? Un frullatore, abbiamo un bellissimo telefrullo 3000, è l'ultimo rimasto. Va bene. È bellissimo, sì, e buonissimo, sì. Lo vuole anche, sì, in offerta. Va bene. 20 va bene. Euro. Ok, eccolo. Grazie, arrivederci. Buongiorno, allora ha compilato il reclamo. Il prodotto? Il prodotto l'avevo lasciato qua. Assolutamente, il prodotto va sempre con il reclamo. Quindi con il reclamo c'era anche il prodotto. Adesso lei ci deve dare il prodotto, se no non può fare il reclamo. Ma io come faccio a firmare avendo il prodotto anche in mano? Ma no, lei doveva avere per forza il prodotto, perché il reclamo va con il prodotto. Il prodotto va, no, con il reclamo. No, no, ma io l'avevo lasciato qua, me, no, lo ricordo. Lei mi sta cercando di truffare. Lei è un truffatore, no, lei mi sta rubando i soldi. Io chiamo la polizia, io ho il coraggio, io ho il coraggio. Non voglio mai più vedere, mai più in questo negozio. Buongiorno, cosa posso fare? Ho un problema. Oh, no, poverino. No, con il mio telefono 3000 non funziona. Ma è il quinto questa settimana. Grazie.